Ragazzi, oggi parliamo qui su YouTube, anche se già l'ho fatto su Instagram, della questione specie esotiche. Ne parliamo qua in maniera un po' diversa, andando a vedere veramente da dove è partito tutto questo grande focolaio che sta soprattutto online, sta un attimo impazzando, perché fuori nei giornali o nella comunicazione di tutti i giorni non ne sto sentendo parlare, è principalmente spostato online. Questo tipo di problematica. Andiamo a parlare per capire un pochettino da dove è nato e fare qualche altra piccola riflessione. Innanzitutto deriva da un articolo europeo, articolo 14, che è stato passato anche in Italia. Questo articolo è arrivato in Parlamento, è stato approvato e ora è al Ministro della Salute che deve essere sistemato, organizzato per prendere in considerazione tutti i vari ipotetici casi che può prendere in considerazione. Ma questo articolo cosa porta? Questo articolo a livello comunitario, quindi tutta la comunità europea, porta un nuovo regolamento per quanto riguarda il benessere animale, la salute animale e le malattie trasmissibili. Molto importante per quello che riguarda le specie esotiche di cui andremo a parlare. Allora, abbiamo detto che questa è una problematica che si è andata a creare per quanto riguarda le specie esotiche, ma non dobbiamo dimenticarci che non parte da questo, quindi non è un articolo creato per le specie esotiche, ma prende in considerazione molti aspetti, e molti dei quali sono di ambito allevatoriale, molto importanti. Si tratta di tutelare alcune specie animali, qua si parla di ciprinidi, sono dei pesci. Misure d'emergenza in caso per vedere come comportarsi in caso di emergenza per altre problematiche che possono incorrere, piano di eradicazione di altri ipotetici problemi, di altri problemi, ipotetici malattie, delega di tracciabilità degli animali, importantissimo per capire i percorsi che possono fare in modo da evitare che possono ripresentarsi problematiche di questo tipo, banche dati, veterinaria aziendale, ricette elettroniche, tutte cose molto molto importanti, incentivi finanziari, cose molto importanti, cioè ho il computer davanti, molto importanti, tra cui anche le sanzioni, che per regolamentare il commercio degli animali all'interno della comunità europea. Fantastico. Meno male, perché è una cosa importantissima ed è un adattamento di una legge del 2016. Quindi in vista del fatto di quello che è successo con la situazione Covid, quindi è importante. Quello che ha fatto discutere per la situazione degli animali esotici è l'ultimo trafiletto di queste linee guida, che sono state così in maniera all'inizio espresse dal Parlamento, e prendono in considerazione gli animali selvatici ed esotici. Ora lo leggiamo per capire un pochettino cosa vuol dire. Non è molto, ma stiamo parlando di linee guida iniziali che poi dovranno essere spiegate meglio e espresse meglio dal Ministero della Salute. Quello che leggiamo è l'estratto. Prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette. Cosa vuol dire questo? Dice, prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, perché ci sono delle misure restrittive, che sono date dal CITES, che gestisce il trasporto, il traffico, il commercio all'interno della comunità europea per quello che riguarda animali esotici e selvatici. Quindi già esiste un qualcosa che comunque già funziona per adesso. Certo, può essere implementato e qua dice implementare ulteriori misure restrittive, quindi magari aggiungere restrizioni per quanto riguarda il quantitativo di animali, o mettere un peso maggiore sulle condizioni degli animali, vari aspetti che senza dubbio non possono fare male in questo settore. Affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, insomma, le multone. E poi dice, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica. Qua proprio dice uno specifico divieto. Ora, come abbiamo detto, è sempre un qualcosa da poi vedere nell'atto pratico. Però sembra molto
molto chiuso, quindi un specifico divieto all'importazione, conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica. Mi sembra molto difficile che qui, anche se la frase non è messa a caso, che si parli di un divieto assoluto di tutte le specie esotiche. Perché banalmente le specie esotiche sono molte più di quelle che immaginiamo. Rientrano nelle specie esotiche alcune tartarughe di terra, che sono organizzate dal CITES, sono gestite dal CITES, i pappagallini, tutte le varie specie di pappagalli che noi. Che alcuni detengono ormai come pet. Tante specie animali che appartenenti a vari gruppi, che siano uccelli, che siano mammiferi, che siano rettili soprattutto, ma anche tantissimi pesci. Immaginate tutti i pesci tropicali che ci sono negli acquari di casa. Tutti questi animali verrebbero di punto in bianco, o comunque magari non di punto in bianco, ma alla fin fine, se fosse così, sarebbe bloccato, divieto proprio di importazione, di tenerli, quindi questo che porterebbe anche di commerciarli. Questo porterebbe un grande problema anche per quelle persone che giustamente dicono: io ce l'ho, che ci faccio ormai? Allora che ci faccio ormai? Lo libero? È da evitare assolutamente per un problema sia etico, cioè abbandonare un animale che non è mai stato in natura. Significa farlo morire sicuro, ma nel caso in cui non muoia, molto peggio, perché se si tratta di una specie esotica, quindi alloctone, quindi non tipicamente delle nostre zone, può iniziare a diventare, se non lo è già, una specie aliena, una specie invasiva, una specie che comunque potrebbe creare problematiche molto importanti a livello ecologico. Quindi no, bisogna starci molto molto attenti in questo senso. Quindi ci devono essere anche dei regolamenti in questo senso. E poi dice, e come giustificante, dopo questa frase del divieto, adduce il fatto che è tutto fatto al fine di ridurre il rischio di focolai e di zoonosi. Cosa sono le zoonosi? Le zoonosi sono, come ne ho fatto un video qua in cui lo spiegavo quando fu durante il primo giro di Covid, che le zoonosi sono il passaggio di una malattia da un essere animale, da un animale a un essere umano. Si può parlare poi di spillover nel caso in cui questo passaggio di un virus o di un agente patogeno comunque in generale avvenga per la prima volta. Quindi il passaggio proprio, l'adattamento diciamo, all'ambiente umano. La zoonosi è quando una malattia già si conosce, si sa che può passare facilmente dall'uomo all'animale o dall'animale all'uomo. Quindi per evitare che ci siano altre zoonosi, dice che bisogna porre il divieto, quindi evitare che altri animali potenzialmente portatori di virus, di patogeni, di batteri che vengono dall'estero possano infettarci. Però sappiamo noi che non sono loro gli animali esotici e selvatici, la principale causa, almeno non quelli utilizzati come pet, la principale causa di zoonosi o il futuro rischio cioè la futura causa di spillover. È molto difficile. La storia ci spiega che la maggior parte avvengono di queste problematiche a livello o di allevamento, anche con le nostre specie, stesse specie locali, quindi bovini, suini, avicoli tantissimo, soprattutto avicoli. Ma tanto avviene anche con animali provenienti magari da luoghi non regolamentati. Ci vengono in mente ad esempio i wet market cinesi, dove le condizioni igieniche non sono il massimo e ci sono animali vivi, animali morti che vengono consumati anche lì sul posto. Il wet market è diventata una forma di mercato molto molto, diciamo, particolare, dove si va ad assaggiare, a alimentarsi con cibi esotici, quindi hanno un certo tipo di fa parte della cultura loro da ormai tantissimo tempo, quindi lì è da eradicare il problema, lì è veramente dove può succedere, perché non è la prima volta col Covid-19 che è successo anche potenzialmente.
molto probabilmente con la questione SARS, e molto spesso può avvenire anche in altri casi. Su questa tematica ne ha fatto un bel video Entropy for Life nel suo secondo canale, se non sbaglio, dove magari spiega un po' meglio la questione in questo senso. Quindi secondo me non è questo il modo per affrontare la problematica. Quindi, ma al di là di questo, sono molti gli effetti negativi che potrebbero essere presenti da questa azione. Ah, poi dice, vabbè, in conclusione, non che l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette. Assolutamente, specie che sono protette, quindi non dovrebbero essere commerciate, facciamoci delle belle multe e delle belle norme che restringono un pochettino. Io sono super d'accordo in questo senso. Il Comitato di Veterinari Italiano, non mi ricordo adesso come si chiami, si è battuto, diciamo, perché nel Ministero della Salute vuole entrarci anche lui, giustamente, per spiegare con la scienza, quindi con i dati, non soltanto a parole, con i dati, analizzare, aiutare ad analizzare caso per caso, o situazione situazione, specie per specie, quelle problematiche che più potrebbero essere, che devono essere sanzionate o ristrette rispetto magari ad alcune specie un pochino più tranquille che possiamo benissimo lasciare, come dire, a allevare o continuare a detenere come pet. Quindi si è parlato di un patentino per evitare che questi animali venissero detenuti da tutti, quindi disincentivare anche l'acquisto di un pet, perché se io devo farmi un patentino per la scocciatura di doverlo fare, quasi quasi cambio idea, prendo il cane, il gatto o un animale comunque non ha bisogno di questo patentino, che anche lì ne parlavo con amici, ci sarebbe un discorso da fare perché non tutti sono capaci di gestire un cane o un gatto e quindi forse ci vorrebbe anche un patentino lì, ma più un corso forse, più un corso per aiutare nella gestione di questi animali. Ma in generale quindi la problematica sarebbe in qualche modo aggirata da un patentino cioè tu ti fai un corso, dai un esamino e allora ti puoi tenere questo animale perché sai cosa gli serve. È importantissimo valutare soprattutto le esigenze etologiche di questi animali, quindi la questione di benessere, non solo alimentare, ma anche proprio di cosa avrebbe bisogno questo animale per sentirsi quell'animale che è un qualcosa che spessissimo viene sottovalutato. Noi non ce ne rendiamo conto, ma moltissime specie, ad esempio i pappagallini, soprattutto quelle specie che un po' si differenziano dall'immaginario nostro, hanno delle esigenze etologiche elevatissime, molto più differenti rispetto a quelle che noi gli propiniamo. Ad esempio la grandezza anche della gabbia, noi vediamo pappagallini tenuti in una gabbia piccolina che soffrono tantissimo, non ce ne rendiamo conto, ma è comunque qualcosa di molto difficile da gestire. Hanno bisogno di cure, di attenzioni, hanno bisogno di anche lì di portarli dal veterinario. Ci sono dei veterinari cioè, che si sono adattati, nel senso che hanno studiato anche per animali esotici. C'è tutto un commercio dietro, ma c'è tutto anche uno studio da fare su come detenere questi animali, perché portare poi questi animali a stressarsi e a ammalarsi e potenzialmente a morire è proprio crudele inutilmente, quindi avrebbe anche un senso in quest'ottica il patentino. Non è soltanto per regolamentare, è proprio per dare una condizione di vita decente a questi animali, altrimenti evitiamo di tenerli perché non ha senso. Quindi diciamo che un pochettino questa problematica è sorta a partire da questo regolamento. Ma poi è un piccolo trafiletto, abbiamo detto, tutte le altre linee guida sono importantissime e sarebbero molto necessarie per evitare che qualcosa di questo tipo possa riaccadere nuovamente. Solo da fare un piccolo studio maggiore, che sarà fatto sicuramente, per quanto riguarda questa questione delle specie esotiche e selvatiche. Ma il Ministero dell'Ambiente e sicuramente anche l'Ordine dei Medici Veterinari italiano, che è uno dei più grandi, ho letto, in Europa, questa è una cosa che fa piacere, avranno modo di andare a
trovare la soluzione migliore per non distruggere né il rapporto tra persona e pet, né andare a causare danni liberando gli animali in ambiente. Sarebbe veramente un problema ecologico enorme. E poi soprattutto per cercare di aiutare un po' le persone a saper gestire il rapporto con i selvatici. Una cosa veramente importantissima, il rapporto con gli animali in generale, per capire cosa devono avere per sopravvivere, per stare bene, per non morire, per non soffrire, per aver garantito le libertà e il fabbisogno etologico. Molto spesso questi animali, non essendo cani e gatti, che già lì abbiamo dei problemi a capirlo quando il nostro cane e il nostro gatto sono stressati, ma questi animali non riescono a manifestare il loro stress in una maniera che noi comprendiamo se non studiamo queste cose. Quindi è una responsabilità molto importante. Perciò, se io volessi detenere, perché da un giorno all'altro cambio idea, una specie esotica, mi farei uno studio che non finisce più anche senza bisogno del patentino. Ci penserei 10 volte prima di comprare un animale esotico che so non ha le stesse esigenze del mio cane o del mio gatto. Bene ragazzi, spero di aver fatto un po' chiarezza su quello che è stato questa normativa delle specie esotiche, perché io stesso all'inizio dicevo, ma perché se ne sta parlando? Da dove esce fuori? Qual è il problema? Il problema è che per adesso è solo un trafiletto, ma è un problema che ha poco senso. Ne parleremo se ci saranno problemi. Se non ce ne saranno, speriamo di... cioè, evitiamo, non lo facciamo proprio, siamo felici. Ma se ci dovessero essere problemi, ne parleremo quando dovessero comparire. Una volta che è diventata estesa, deve essere applicata. Bene ragazzi, io direi che il video può finire qua. Perfetto, vi lascio tutto in descrizione, alcuni articoli interessanti su questa cosa, alcuni punti di vista. E vi lascio anche il link, come che ci sono in descrizione, il link al video di Entropy for Life, che è molto ben fatto. E il video si è fatto un po' lungo, vabbè. Vi ricordo di iscrivervi, mettere un bel mi piace, di condividere il video se fosse stato utile per qualcuno. E magari qualcuno di voi tiene un pet, ha paura, non sa come deve fare. Cioè, credo poco che obbligheranno le persone ad abbandonare i loro pet. È molto difficile, non vi preoccupate, questo è abbastanza fuori discussione, cioè non lo prenderei completamente in considerazione. Poi mai dire mai in questi casi, ma non dovrebbe essere così. Quindi tranquilli. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao.